È scoccato a mezzanotte lo sciopero nazionale di 24 ore dei medici, veterinari e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale proclamato dai sindacati AROI-EMAC, FASSID, FVM, Federazione Veterinari e Medici e CISL Medici. In Abruzzo si tiene a Pescara di fronte all'assessorato alla sanità in via Conte di Ruvo. I medici chiamano in causa il governo con richieste ben precise e parlano di una vera e propria emergenza nella sanità pubblica. Eugenio Ballone, presidente regionale FMV Abruzzo. Perché siamo molto delusi da questa finanziaria. Ci aspettavamo una serie di provvedimenti che non sono venuti, mentre si è pensato di fare cassa con le pensioni dei medici e quindi creando un danno non solo a quelli di una certa età, ma anche ai giovani, prolungando quindi l'età del pensionamento fino addirittura a 70 o addirittura si pensava a 72 anni. Quindi diciamo che non c'è stato lo sblocco delle assunzioni, non c'è stato un adeguato finanziamento della sanità, quindi la sanità è al collasso. Anche i veterinari sono diminuiti drasticamente e non riusciamo più a coprire i servizi, che sono servizi essenziali. Fabrizio Marzilli, presidente regionale anestesisti e rianimatori, solleva un'altra problematica. Allora, il problema degli anestesisti rianimatori è un problema di carenza cronica. La carenza cronica è dovuta ai tagli fatti nei precedenti decenni, sia del turnover e quindi del personale, sia delle scuole di specializzazione. Tutto ciò ha determinato attualmente una carenza di anestesisti nella regione Abruzzo e tale carenza determina un insufficiente numero di persone, di anestesisti all'interno degli ospedali. Questo avviene soprattutto negli ospedali periferici e ciò determina per tutti gli anestesisti una condizione di lavoro molto pesante. Lo sciopero di oggi riguarda medici, veterinari, farmacisti, psicologi, biologi e dirigenti sanitari. Senza confronto e senza novità sostanziali sulle richieste alla base delle nostre mobilitazioni, nel mese di gennaio 2024 proseguiremo con 48 ore di sciopero. Lo annunciano i sindacati di categoria.